Ma io posso dire soltanto alcune cose che avevano fatto prima di quando non potete venire la lista del presente. La prima è, sicuramente sono anche su questi titoli così elittici, ci sono anche delle insomma cose chiare. No? Certo. Il 2-2 non vorrei che mescolasse le scuole di studi corporativi con le facoltà di scienze politiche che nascono in ambiti diversi. Le scuole di studi corporativi nascono per iniziativa dei sindacati dalla sinistra del partito, come dicevano loro. La facoltà di scienze politiche nasce a Perugia, la fascista di scienze politiche, volendo fare la parte di gente fascista. Infatti è di annuari del punto di istruzione, c'è cioè che viene indicato dal ministro direttamente con un testo aspettante, i direttori eccetera, che poi ci sia tra di loro un rapporto in qualche caso concorrenziale, in qualche caso non integrativo. Per esempio a Firenze la scuola di studi costruttivi uccide di fatto la facoltà di scienze politiche, che esisteva dal 71, no? Che sono le scienze politiche di Firenze del 71. Ma c'è San Pietro. Sì, 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 sì. Pure, ecco, questo distinguete questo. La seconda cosa che vorrei dire è questa. Chi fa la serie dei test di economia, dell'enciclopedia, dedichi, lo farete tanto, una particolare attenzione da un lato al dizionario di politica del 40, che è certamente un dizionario di buona letteratura, che nasce nell'intendimento del regime come il contraltare della eccezione del Cani, e che è un quattro volumi, un'opera non facilmente rintracciabile, l'ho vista in Bacchettare, io l'ho vista, però sono grandi contributi di tutti i contributi che ho visto. L'altra opera che certamente ha già annessi qui è l'Enciclopedia Bancaria 40-42 in due volumi, con un comitato scientifico vertiginoso e con una grande quantità, dopo due edizioni della nostra scienza, 40-42. Sì, c'è quella del 42. Ecco, il 40 non l'ho mai trovato, ecco, però c'è quella del 40, però l'Enciclopedia 42 si dice che il comitato scientifico viene integrato da Vito, viene integrato, il quale fa molte voci. E questo bisogna tenere presente, sono due opere molto importanti. Sono. La seconda in realtà poteva essere un'opera del regime, poteva essere infatti la dirige Fignani, che era il direttore generale del Banco di Napoli, che era anche il vicepresidente, quindi il presidente della corporazione, del credito delle corporazioni, delle assicurazioni. Insomma, molte altre cose che mi verranno in mente, le dirò, bisogna stare molto attenti sui giornali, vicino al regime, non vicino al regime, perché questo è qualcuno che è vicino un po' di tempo, quando era vicino, insomma, molto complicato la questione, molto, molto, molto complicato. Gli economisti, quindi, io credo da fare questa osservazione, che trovo anche qualche piccola connessione da fare, cioè trovo che c'è da Bergo Ernesto e non c'è Fubini. E non c'è Fubini, sono nati che vengono a fare le fatte tutte e due nello stesso concorso, e beh, uno è di livello, un dato storico del pensiero anche, e l'altro è un commentatore di fatti bancari, insomma, prevalentemente della banca. Poi vorrei ricordare una cosa sulla quale noi a Firenze abbiamo discusso più una volta, coloro che prendono sul serio il corporativismo sono di fatto soggetti che non ce la fanno invece la cattedra, per ragioni complicate, molto complicate, ma certamente i più seri che scrivono sul corporativismo con intento di costruirlo sono degli Spinosa, che non vincerà mai il concorso, è il direttore della rivista Economia. E sono Fogel, questo Mattarello di Fogel, che non si è studiato a Firenze, sono con risultati non del tutto soddisfacenti, e più che altro Patches,
che l'uomo che invece con il grande essere ha avuto grande e che poi più che altro scrive le cose più significative sul corporativismo, sul clima fascista. Sì. E qui bisognerebbe un pochino insomma, pensarci, ecco. Non c'è bene luce per luce vince il concorso ed è statistico, non so in grado di dire se il sottoscritto del 15 sul rischio sia un dopo la metà, però c'erano tutti e certamente chi fa il fascismo. Fascismo fa troppo, gli altri e Mussolini, gli altri sono chiacchiere gli altri, no? Gli altri Mussolini non si occupa assolutamente. E questi tre invece no, sono quelli che fanno il fascismo. Quindi Beluccia non so cosa ne dice. Beluccia la diceva molto strana perché vince un concorso strano nel 15 a Genova con una che si chiama Beluccia una cosa locale, non dice la ancora di passo, però diretto di dire anche lui stessa quando ormai sta facendo niente, quindi non. Però certamente l'Italia è fatta bene, è certamente fatta le talanzillo e era pure politico, era stato col fascismo, era stato lui un nazionalista, un interventista, era stato un po' socialista, dopo la fanno no, insomma complicatissima, in Venezia non ha lasciato di fatto praticamente niente. A Venezia invece hanno l'archivio di Pietro Tonelli, sono visto che c'è, che è un archivio molto importante che io non ho visto. Poi, dico, perché non si mette a far parte? Dagli storici conosci. Cioè, mi rendo conto di far parte una brutta. Anche noi a Firenze non siamo stati capaci di inquadrarlo, perché c'è una sorta di regola. Noi abbiamo anche chi ha studiato nelle carte della cattolica, e certamente ha rapporti molto complicati con Vito, ha rapporti incerti con Gemelli, e c'era insomma è tutto con lo spirito di teoria economica, e poi se si mettono gli altri di storia economica, non vedo perché non si metta a far parte. Un altro nome, ma questa è un'indicazione, mi diceva Aurelio Smetano intanto come indicazione di quello che potrebbe uno di cui potrebbe occuparsi uno. Trovo che mettere a cerco e non Serpieri, beh questo è proprio una Serpieri. A cerco è noto per due cose, no? Per la legge a cerco perché non riescono a curare nemmeno lui. Le curano il primo e il secondo giudizio e poi viene ammesso nel 47 con pagamento di arretrati e torna a essere preside a Cerco, era preside a scienze politiche e commercio e torna a essere preside. Ecco, se viene ammesso insomma è certamente un gigante, anche l'altro non ha il coraggio di dire che muore fascista, insomma, che è una cosa insomma non secondaria, perché non si riesce a capire dove sono finiti tutti questi. E anche poi cercando presenti, cioè, presenti vincerebbe molto presto, invece poi lo fanno partecipare, andare via, però viene ammesso nel 47, mi pare, no? Sì. 47, sono presenti a degli scritti importanti sulla, non solo sulla Molese in Germania, ma sulla quota romana. Certo. E poi manca Raffa. Raffa che so benissimo che in inglese non ha mai appartenuto all'università italiana, non so se è vero, benissimo. Era Cagliari, ha insegnato a Cagliari, no? Insegnato a Cagliari, era Cagliari, sembra che sia andato soltanto a conoscere il rettore. Poi nominò un certo Richiello, che era un personaggio tutto, si aveva scritto qualcosa di economia sulla Sardegna, e non c'è andato mai. Non c'è andato mai, anno per anno aveva la conferma dagli altri del documento pubblici istruzioni del comando
Cambridge, ancora non c'avevo il comando però per l'opera di Ricardo, per un comando. Perché era direttore della biblioteca, non sì. Sai, c'è stato un periodo in cui era. No, hai fatto dopo che sì. Però lì insomma scatta, la lettura di scatta scatta, insomma. E poi finalmente dopo 5 anni lui si dimette e lascia il suo. Quindi insomma Zaffa comunque l'ha messo. Gli altri non c'è. Non so, ecco questo. E poi ci sono due personaggi che oggi hanno una cosa a livello internazionale, che sono la Volpe e Paolo. Io non so se sia giusto o non giusto, però oggi è Palomba, oggi il panettismo di seconda mano, di secondo grado a livello mondiale, questo Palomba è da Volpe, non piacerà. Io, chi è stato allievo da Volpe a Venezia dice che insegnava arabesco, insegnava. Questo è. Nient'altro, perché questo me lo avete dato ora, questo certo, posso dirvi altro. Ma io avevo da fare una considerazione che ha sapore personale, che a che nasce dal grande orgoglio che ho io di praticare la storia del pensiero di morte. Noi non riusciamo a entrare nel dibattito sul fascismo, non riusciamo. Nonostante gli sforzi che facciamo, nonostante facciamo cose molto serie, io tengo molto serie, non riusciamo. Mi chiedo perché, non riusciamo, non c'è nessuno che se no, se è vero che deferisce, cita per il fuggire di morte, quindi mi rendo conto che è difficile. Mi rendo conto che noi non abbiamo la pistola fumante, non ce l'abbiamo, non ce l'hanno, perché hanno, sì, chi ha ammazzato Rosselli, questo sì, però c'è il processo, cioè, non ce l'abbiamo. Però ci sto male, ci sto molto male. E cerco di capire perché non entriamo in questo tipo di letteratura, nella quale ha fatto difficoltà a entrare anche per le luci, anche Rocco ha fatto fatica, Rocco si parla molto tardi in questo tipo di letteratura, però poi sono entrati perché con Rocco c'era il tema dello Stato, lo Stato c'era il tema del diritto pubblico, c'è anche Giannini, però Giannini insegna per 3 anni, insegna. Cioè, se già non vince mai il concorso di scienze. Chi? Gianni Massimo Sverdanese, segna Sassetti 3 anni. Sì. E questo però non si può. Però ce ne sono 2 di Giannini, bisogna stare attenti. Massimo è diplomatico, ho detto Massimo Svero, che insegna per 3 anni in scienze delle finanze a Sassetti. Sì. Donato. Sì, l'altro è diplomatico. Chi l'ha donato? Sì. Che su cui qualcuno di voi ha scritto, non mi ricordo chi era, c'è uno scritto vostro. Cioè. Quindi mi chiedo questo, ecco. Allora il mio timore qual è? È che si faccia un grande sforzo con la notizia di ricerche che in altri posti è stato fatto, cioè la gerarchia, sono convinto, non l'ha studiata nessuno, me l'abbiamo studiata, anche non l'ho studiata io. Qualche nome che ho trovato durante il periodo ero convinto io che fosse uno pseudonimo, invece no. Povero Bernardi mi ha detto che uno è esistente, Odon Por. E l'altro c'è questo stranissimo soggetto che pubblica anche la rivista di gerarchia, Aines, di cui non so che sia. Dovrebbe essere per esistenza uno pseudonimo, non lo so. Ma hanno aiutato anche la Fondazione del Felice, non si riesce a trovare niente di proposito. Ed è importante perché quello che scrive prende posizioni per diversi anni su gerarchia, sul quale scrivono anche altri autori, fra cui scrive il Giovanni Giuseppe Prato, che se c'è qualcuno a Trieste, certamente insorge, ma non mi rispondono mai però su questo punto. Giuseppe Prato, che passa per essere un enauriano,
in realtà scrive fino al 26 classi imperiali, politica economica, su gerarchia, dopo il discorso del gennaio del 25, in chiave decisamente fascista. E questo poi torinese non vuole sentirselo dire perché si scomoda e scombiccherà il quadro e quindi non vuole sentirselo dire. Comunque lui è morto poco dopo, insomma, negli anni ancora 20, ancora muore 50 anni. Un anno dopo muore, sì. Però non so come sarebbe comportato, non so se sarebbe convertito, questo non lo dico lui. No. Sarebbe andato da in ambito, dire, ma allora cosa faccio? Mi limito a dire questo, come? Insomma, anche con Repaci noi abbiamo fatto i conti. Se Einaudi fosse morto nel 23, già si leggerebbe in una chiave diversa, perché lui fino al 23 è fascista. Fino al 24. Fino al 24, che tolgono la collaborazione al 24. Quindi insomma, però devo dire, noi facciamo questi grandi sforzi. Sappiamo che gli scritti ha fatto Giuseppe Prato su gerarchia, sappiamo quando smette Einaudi, sappiamo tutto, sappiamo, almeno noi, chiaramente. Ma non ci prende in considerazione nessuno. Questo è il tratto che gli ha aperto. Perché? Prova a dare una risposta io. Perché noi affrontiamo certi temi che sono al centro del dibattito degli storici del periodo fascista oggi in Italia e non soltanto in Italia. Perché sono il sovinismo contro il fascismo. Che so io, il ruolo del re, che per fortuna non si va le mani sull'economia, per quanto ne so io, che so io, il ruolo dei memoriali, noi continuiamo a citare i memoriali, mentre il dibattito storiografico sul memoriale, ormai ha detto che sono le cartacce, a buttare via. Se voi vedete l'ultimo libro di impietoso di Gentile, uscito mi sembra il 5 luglio, impietoso, è una cosa, cioè di 21 memoriali sul 25 luglio non si accorda nemmeno sulla montura che aveva Mussolini il giorno del 25 luglio, qualcuno c'era bianco, qualcuno c'era nero, cioè non abbiamo fatto conti con i memoriali, non l'abbiamo fatto. E questo è un tema per cui oggi si litiga. Questo libro è veramente una cosa, una condanna senza appello ai documenti memorialistici di Grandi e di Federsoni. E questo dimostra come sono così esso. Noi conosciamo soltanto un testo molto importante, che anche noi usiamo impropriamente però, che è Fonti. C'è Tacquino del Borghese. Tacquino, che è stato rifatto tre volte da lui dopo. È stato rifatto. Quindi è un testo da non usare, da non usare. È difficile. Non abbiamo mai fatto conti su queste cose, non abbiamo fatto mai i conti su tantissime altre questioni, se avevamo valutato correttamente il costo delle colonie. Abbiamo fatto i conti soltanto sul corporativismo, quella bufala la. Da anno, era tutto il corporativismo, ed era il modo per mettere le carte, e su questo non ci vediamo in considerazione nessuno, su quello che si chiama il corporativismo. Che cosa volevo dire? Volevo dire io che non sarebbe male se in questo incontro di settembre, ottobre, non deve farlo, si indichino 4-5 temi spartiacque del dibattito. Poi tutti quelli che studiano le questioni tengano conto se siamo dentro o siamo fuori da questi temi. Perché altrimenti elenchiamo. E se elenchiamo veniamo utilizzati, ma non diventiamo parte della discussione. Questa è la mia. Io personalmente il tema abbiamo le denti o non abbiamo le denti fra gli economisti? Io penso si abbiano. L'abbiamo o non l'abbiamo? Certo che l'abbiamo. Tardello addirittura fa l'ultimo pezzo sulla rivista bancaria prima del 25 luglio e poi il pezzo successivo che comincia a servirsi dopo. È lento, il padre di Tino diceva
come avete detto, è sempre stato liberale. Ma perché noi abbiamo, siamo tutti vittime di quello che hanno fatto i nostri maestri verso di noi. I nostri maestri, a parte Teo IV, che avevano una storia limpida, tutti da nobile o non nobile, secondo i gusti, che poi sostanzialmente sono Nitti, che però tutta riscorta la storia di Nitti dopo quando la destra è stata distorta, è fatta di veramente chi va in galera sono presenti, russi, Rosselli, che mi era uscito, però mi insegnava a portare, ma dato la strappa a Genova. Poi non abbiamo noi grandi vittime, perché i personaggi di cui noi abbiamo notizia che non insegnano sono pugno in una mano, sono, sappiamo da ricerche storiche non fatte da noi, insomma, che alla cattolica Mussolini aveva il diritto di mettere in visto a tutti i docenti annuali della cattolica, e poteva anche non darlo, poteva. E quindi Mauri, per esempio, che era un comunista nostro, cioè sono stato pensiero un uomo comunista, che era stato però deputato del Partito Popolare, Mussolini voglio lodare questo visto. E Mauri, che sapeva l'opera con Gemelli, per i suoi qualche appoggio con il fascista puro, perché intervenga Mussolini. Sappiamo per esempio che la scuola, la facoltà fascista di scienze politiche di Luca si entrava con scelta del partito, insomma, secca scelta. Sappiamo poi, però tutti questi tutti questi però che dopo vanno in grandissima parte a fare la facoltà di scienze politiche a Roma. Era redente o non era redente? O insegnavano cose nuove, se l'hanno adattato, non lo so. No, dobbiamo farlo il fondo, dobbiamo dirlo. Sappiamo per esempio ormai che tutta l'alta burocrazia si convertì in un giorno. Tra l'altro, visto che si convertì da ora dopo la formazione del governo, se immaginate se a quel tempo abbia avuto problemi a convertirsi, ma l'alta burocrazia avrebbe problemi. E Mussolini dice, sempre, questi l'abbiamo messo a bordo, non sono fedeli i nostri. Ecco, dei nostri, del nostro mondo accademico. Non si sa perché i nostri maestri, cioè sempre, quando hanno celebrato i loro maestri, hanno sempre nascosto questo aspetto qui. Sempre. Che invece è esistito. Insomma, chi era segretario non c'era la segreteria naturalmente del sindacato, c'era la segreteria dei fascisti, c'era dei professori fascisti, era il nostro amico Masseia, che era a fare a Firenze. Dopodiché anche lui, che è un uomo di grande valore, Masseia, cioè un uomo non banale. Come scusa, non è un uomo banale, Masseia. Non è un uomo banale, Masseia, non è banale. Non è rispetto ormai al come maestro rispetto a Fanfani, ma altri voti come storico, ecco, ma sembra molto seria, molto. Però lui com'è che si rifà la virginità? La virginità perché lui ospita la via in fuga dopo il 23 di luglio e lo nasconde. È sufficiente, non è sufficiente? Non so, che cosa insegna più? Questo è un tema che gli storici politici discutono tutti i giorni. Il fatto che non si abbia notizia che una volta Mussolini, andando ai incontri settimanali da lei, abbia menzionato la questione dell'economia, perché? 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 Perché si fa a dire e non la porta nemmeno il Parlamento? Nemmeno il Gran Consiglio la porta. La porta a lei non si sa, non sembra di non la porta. Ma perché? Ma vi rendete conto, ecco, sono domande serie, poi si può rispondere, non è si può. Come si può? Quindi se
secondo me questi punti vanno debitamente individuati, dire 3-4 punti, tutti voi che studiate il piano autore, che credo, dico che avete riscontro, sono una persona, sono un'altra, e tanto per questo, bisogna dire con franchezza che la vera opposizione la fanno i liberali. Direte, va bene, ora andavano al Cairo, guadagnavano bene, stavano bene, avevano servitù, avevano le riviste, sì, d'accordo. Però insomma, non deve essere stato uno scherzo. Lasciare il turrone per ricci non deve essere stato uno scherzo, ma potete dove trovare una posizione. Guardate, con tutto questo tu fai politica, devi parlare per lasciare il turrone, scrive su politica. Cioè dire la rivista ideologica del nazionalismo. Insomma, io non dico come, però individuate come volete voi 5-6 temi, dite questi sono i temi attraverso cui noi tutti traguardiamo il periodo. Se non c'è una risposta non si inventa, non dico questo, che può darsi benissimo che la Real Casa non avesse il minimo gusto per il studio di economia, non volesse. Insomma, noi abbiamo le banche d'Italia sono salvate nel 21 e costano al contribuente italiano per 50 anni. 50 anni! 50 anni paghiamo! E 5.000 volanti paghiamo! E nessuno ha messo a parte il re di questo. Classico. Io lo sapevo però. Allora pone il problema che in questo settore i rapporti tra la Real Casa e il governo erano di un certo tipo. Allora vuol dire che eravamo in un regime di diarchia, di non di totalismo assoluto. Il che pone il problema naturalmente del tradimento. Insomma, pone tanti problemi. Non irrilevanti. La storia italiana del tempo è fatta dei sanamenti bancari. Allora, al 21 a 37, ma il cui costo arriva fino a 71. I nipoti. E intanto scriviamo di corporativismo. Anche il tema del pianismo che ogni tanto all'interno è vero o non è vero? Il corporativismo di sinistra, ci credete o non ci credete? È una categoria che usate voi, questo è scritto o non lo usate? È scritto che è essere d'accordo. Semplicemente questo è un appello. No, c'è detto prima.